Cari colleghi, gentili colleghe, buongiorno. Dopo un lungo periodo di astinenza, beh, rieccoci perché il nuovo governo, a cui auguro buon lavoro, finalmente Conte, non avrò il piacere di citarlo per un bel po' di tempo, spero. Bene, il nuovo governo ha emanato un nuovo, ahimè, ennesimo decreto legge. Il numero 15 del 23 di febbraio, che entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, cioè il 24 febbraio, ovvero oggi. Questo decreto legislativo innanzitutto opera una ridefinizione dei colori che caratterizzeranno le zone. Ai noi vittime del contagio, o meglio interessate dal contagio. In realtà questo a noi interessa poco perché poi, come dire, non siamo noi a stabilire in quale colore ci troviamo a vivere o ad operare, ma saranno, i DPCM successivi che lo preciseranno. Quindi questo, ci riguarda poco. Quello che ci riguarda invece è che fino al 27, marzo, quindi di fatto per un altro mese, rimane sull'intero territorio nazionale il divieto di spostamento in entrata e in uscita tra territori di diverse regioni o province autonome. Ovviamente rimangono salvi i soliti spostamenti motivati dalle ormai arcinote, esigenze lavorative, situazioni di necessità, ovvero motivi di salute. Rimane sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Allora mi chiedeva una collega, ma se uno ha la casa in Sardegna, ci può andare? Beh, se quello è il domicilio, ovviamente ci può tornare. Questo a mio modesto parere. Poi ricordo sempre che tanti test, tanti pareri, quindi purtroppo non sono mai in grado di dirvi con certezza se un comportamento sia legittimo, perché si potrebbe sempre incontrare il collega particolarmente puntiglioso che interpreta in maniera rigorosissima quello che magari non è da interpretare in maniera così rigorosa. Resta comunque consentito sempre il rientro ad a residenza, domicilio o abitazione. È onere ovviamente di chi si sposta dimostrare con l'autocertificazione, che appunto poi dovrà essere eventualmente controllata, l'esistenza effettiva del proprio domicilio o dell'abitazione. La residenza è facile. No, la si verifica all'anagrafe, ma nel caso di domicilio o abitazione lo si autocertifica e poi noi dovremo appunto fare le verifiche. Fino al 27 di marzo sempre, quindi questa è diciamo il dies ad quem, è consentito in zona gialla in ambito regionale e nella zona arancione in ambito comunale lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno, sempre tra le 5 e le 22, nei limiti delle due persone ulteriori rispetto a quelle che già siano conviventi nell'abitazione, oltre ai soliti minori di 14 anni. Ovviamente figli o comunque minori su cui le persone, gli accompagnatori abbiano la responsabilità genitoriale, oppure disabili o non autosufficienti conviventi. Questo di fatto come era prima, ma limitato in questo caso solo alla zona gialla e alla zona arancione, mi raccomando. Tant'è che proprio lo specifica il decreto, questa misura non si applica nella zona rossa. Quando
La mobilità sia limitata all'ambito territoriale comunale, ci dice il decreto, quindi evidentemente in zona arancione soltanto. Restano consentiti anche questi consueti ormai spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, per la solita distanza non superiore a 30 km dai relativi confini comunali, escludendo comunque gli spostamenti verso i capoluoghi di provincia, quindi niente di nuovo, se non che evidenzio solo quando ci sia la limitazione nell'ambito territoriale comunale, quindi quando siamo in zona arancione, perché con quella gialla ovviamente i limiti di spostamento sono regionali, quindi non si pone, in quella rossa ovviamente si sta a casa propria. Quindi, insomma, il problema non si pone. Spero di essere stato chiaro. Questo è il testo del decreto legge, quindi io avrei finito qui, ma mi dilungo un attimo. Sapete che io sono, come dire, prolisso inside, cioè non riesco a essere sintetico, per un paio di note di interesse. La prima viene dalla Prefettura di Firenze, che con un atto che ha protocollo 1200/21 OSP ha fornito alcune indicazioni interessanti relative all'applicazione della misura cautelare, quella diciamo famosa, della chiusura fino a 5 giorni, che ovviamente viene applicata dall'organo accertatore, quindi dalla forza di polizia che interviene. Allora, la Prefettura di Firenze, sentita l'Avvocatura distrettuale e anche il Comitato sull'Ordine e Sicurezza Pubblici, ha dato questo tipo di informazioni. Innanzitutto, ovviamente, dice è competenza dell'organo accertatore imporre la misura applicare la misura cautelare e deve anche l'organo accertatore assumere le iniziative finalizzate a garantire la chiusura materiale dell'esercizio. Ovviamente bisogna prestare attenzione a evitare delle reazioni individuali che possono complicarci ovviamente l'intervento, quindi creare problemi di ordine pubblico. Quindi le indicazioni della prefettura sono innanzitutto di procedere a identificare e sanzionare ove possibile sul posto, e ve lo sottolineo io perché come dire, chi lavora fuori sa quali sono le difficoltà, sottolineo ove possibile sul posto. Okay. I clienti del locale, appunto, ove possibile, evitando problemi di ordine pubblico. Quindi, secondo me, a seconda di quanta gente c'è, come dire, una semplice identificazione e poi una successiva notifica dei verbali ai clienti, se è scritta bene la motivazione per cui non si è proceduto immediatamente, è molto più opportuna. Ma questo è un parere mio. Okay. La prefettura ovviamente dice poi di invitare le persone presenti ad abbandonare il locale. Vabbè, questo è abbastanza ovvio. Ancora ci dice la prefettura, al termine di queste operazioni, ottenuta la liberazione volontaria dell'immobile da parte delle persone presenti, l'organo accertatore potrà procedere alla chiusura cautelare tramite l'apposizione dei sigilli da annotare sul verbale di contestazione e la conservazione dei sigilli stessi per tutta la durata del provvedimento, scusate. Questo vuol dire appunto che la prefettura ci dice mettiamo i sigilli. Perché mettere i sigilli? Perché nel caso di una successiva violazione dei sigilli, il trasgressore potrà essere denunciato all'autorità giudiziaria per violazione della fattispecie di cui all'articolo 349 del codice penale.
Questa è l'indicazione della prefettura di Firenze, quindi non è sicuramente vincolante per chi non lavora, scusate, nella provincia di Firenze o eventualmente, insomma, non lavori in Toscana. Lascio a voi la valutazione, eventualmente il sentire indicazioni dalle vostre prefetture. Noi a Parma abbiamo la fortuna di avere veramente viceprefetto e funzionari amministrativi di squisita cortesia con cui c'è uno spirito di collaborazione di cui ringrazio veramente, assolutamente ottimo. E quindi ci confronteremo su questo. Però, insomma, l'indicazione non è malvagia, anzi, poi operativamente è da vedere perché. Chi chiude magari ha bisogno di fare le pulizie, no? Di riporre tutta la roba in frigo, quindi potrebbe anche essere che non sia immediatamente applicabile il sigillo. Gli si potrebbe dire, bene, svuotato tutto, ci vediamo tra un paio d'ore, finite le pulizie, finito la messa in ordine del locale per apporre sigilli, ad esempio. Insomma, è un po' da inventare, però. Però l'indicazione non è per niente male. Secondo questione molto interessante, ci viene dall'Avvocatura dello Stato di Bologna che è stata interpellata dalla Prefettura di Reggio Emilia. L'Avvocatura dello Stato ha fornito un'indicazione che io personalmente non condivido, ma io sono un insignificante ispettore capo, per cui insomma il mio parere vale come il due di coppe quando ci abbrisco la spada, come si dice, ma che, vista l'autorevolezza della fonte, è probabile che venga adottata almeno a livello regionale, direi, e che comunque, almeno in parte, oggettivamente, bisogna dargliene atto, ci risolverebbe una parte dei problemi. Semplicemente perché? Perché secondo questo autorevolissimo parere, il pagamento della sanzione amministrativa, quindi il pagamento dei 280 euro entro i 5 giorni o dei 400 euro, diciamo della sanzione pagata in misura non ridotta, precluderebbe l'applicazione della sanzione accessoria della chiusura da 5 a 30 giorni. È chiaro che è un po' un pasticcio perché comunque bisognerebbe poi applicarla con la questione che se noi abbiamo applicato 5 giorni di misura cautelare, questi devono essere scomputati da quelli eventualmente comminati in sede di ordinanza ingiunzione, cioè la situazione, come dire, non è lineare. Però è anche vero che se non fosse stata applicata la misura cautelare nell'immediato per diverse motivazioni e quindi fosse solo da applicare la sanzione accessoria della chiusura da 5-30 giorni, ma nel frattempo il trasgressore pagasse, secondo questa interpretazione, non si avrebbe comunque più l'applicazione della chiusura. Ve lo dico, sappiatelo, è comunque una nota interessante. Ulteriore questione che offro anche questa alla valutazione di tutti, perché è un problema che mi è stato posto, insomma, e mi sono confrontato con un mostro sacro come Lazzaro Fontana, che è il coordinatore dell'area tutela del consumatore, della Scuola Interregionale di Polizia, quindi insomma uno che ne sa qualcosina. Insomma, in materia e che anche qui colgo l'occasione di ringraziare e di salutare. La questione è,
violazioni commesse da esercente il commercio su aree pubbliche mediante posteggio, quindi diciamo i banchi al mercato, per intenderci molto volgarmente parlando. In questo caso, se non venisse pagata la sanzione, ok, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività, come applicarla? Ovvero, per esempio, nell'ipotesi di 5 giorni, gli si sospende 5 giorni il titolo autorizzatorio, 5 giorni consecutivi, o non piuttosto, e questa è l'indicazione che io vorrei proporre come interpretazione generale, non tanto a noi come operatori, quanto come proposta di riflessione per le competenti prefetture, premesso che ritengano di avere bisogno del mio parere, che ribadisco conta poco o nulla. L'idea che ci siamo fatti noi è che potrebbe essere applicabile una sospensione relativa ovviamente a quel ramo d'azienda, cioè a quella specifica autorizzazione, quindi non va vietata l'intera attività. Per esempio, se la ditta avesse due posteggi, diciamo quindi due banchi, quindi due autorizzazioni, e in uno avesse rispettato tutte le norme, nell'altro no, la sospensione si applicherebbe solo a quell'autorizzazione relativa al posteggio in cui sono state violate le norme. Quindi non gli si sospende tutta l'attività, ma solo quella relativa all'autorizzazione di quel posteggio specifico. E visto che i giorni di lavoro, i giorni di attività sono i giorni del mercato, se il mercato è per esempio settimanale, chiaramente quei giorni sono quelli da sospendere. Quindi non sarebbe un 5 giorni consecutivi, ma sarebbe 5 mercati consecutivi. Ribadisco un parere e quindi lascio la libera valutazione a chi riterrà di pensarci, insomma. Bene, chiudo con i saluti, perché stavolta mi tocca farne alcuni. Il primo è ad Alessandro Alfarano, detto Alfuccio, che è un È stato un meraviglioso collega che ha lasciato Parma per trasferirsi a lavorare a Bari per motivi familiari. È stata veramente una presenza tanto discreta quanto competente e umanamente impagabile. Gli abbiamo voluto bene veramente tutti e io e tanti altri colleghi di Parma gli auguriamo veramente ogni bene e ogni successo professionale. È umano, ma umano ce l'ha già perché ha una fantastica, meravigliosa anche fidanzata con cui speriamo che entro l'anno convoli le giuste nozze. Bene, ad Alfuccio tantissimi, tantissimi auguri. Un altro grande saluto a una collega, una civile, come la chiamiamo noi, Benedetta, che è stata una meteora perché ha lavorato da noi un paio di mesi nel nostro ufficio, ma è stata una presenza, ma veramente, cioè, come una meteora, o meglio, come una stella cometa, ci ha illuminato l'ufficio con una dedizione, una competenza che sono veramente impagabili. Ha lasciato un segno, beh, insomma, veramente non di poco conto. Sarà veramente difficile trovare un sostituto all'altezza. Anche lei quindi tantissimi tantissimi auguri per il nuovo incarico a Bologna, ma siamo sicuri che farà benissimo e sarà anche quella solo una tappa verso altri successi. Chiudo anche con un ringraziamento e un saluto particolare a tutte le mie donne, quelle che io chiamo cocorite, le mie collaboratrici che ogni giorno, oscuramente, okay, senza particolari riconoscimenti, portano avanti una mole di lavoro non indifferente e lo fanno anche loro con una dedizione e una passione veramente impagabili. Quindi grazie davvero a tutte e a ciascuna di loro. E poi prometto di smettere, un
Benvenuto a Sette Baldi Giovanotti, che sono neoassunti nella Polizia Locale di Parma. Sono partiti sicuramente con il piede giusto, mi sembrano ottime persone e mi aspetto e ci aspettiamo da loro tantissimo, sia professionalmente sia umanamente. Quindi benvenuti, buon lavoro e anche a voi spero che la vita porti ogni bene. Buona giornata a tutti e alla prossima perché poi a breve ci arriverà sicuramente anche un DPCM per cui tornerò ad annoiarvi. Buona giornata ancora a tutti.